Siamo all'Auditorium dei Castelli Romani, ad Albano Laziale, in occasione della ripresa delle attività teatrali dopo un lungo periodo di stop dovuto alla pandemia e alle misure di sicurezza contro il Covid. Una ripresa delle attività in grande stile con due tra i protagonisti più affermati del panorama artistico nazionale e non solo, Massimo Wertmüller e Rodolfo Laganà, impegnati nella proposizione questa sera di Amici per la pelle, uno degli spettacoli più noti che li vede impegnati in coppia. Massimo Wertmüller, non possiamo che iniziare questa nostra chiacchierata di questa sera chiedendoti un ricordo di Lina Wertmüller, una delle icone del cinema italiano, ma in generale della cultura italiana. Dunque, oggi vorremmo dedicare con Rodolfo, che tra l'altro ci ha lavorato con Lina, se la ricorda bene, perché Lina è stata parte di tutti noi, ma per me è stata soprattutto una zia, come ho detto da 2 giorni a questa parte. Io dico di piangere l'ultima rappresentante della mia vita privata familiare, cioè io non ho più un familiare Wertmüller che mi viene dal passato. Non ho fratelli, per cui c'è mia moglie e c'è mia cugina che partono da adesso in poi per il futuro, ma del mio passato c'era rimasta solo Lina, per cui io piango prima di tutto. Con lei vanno via tutti i ricordi che mi legavano a quell'infanzia. Oggi siamo qui con Rodolfo, che è un'altra parte importantissima della mia vita, e proviamo a dedicare uno, speriamo che va tutto bene, perché se gli dedichiamo un disastro meglio di no, ma se va tutto bene gli dedichiamo lo spettacolo a Lina. Tu sei un protagonista dell'arte italiana, cinematografica, teatrale, anche televisiva, impegnato in vari generi, dal drammatico alla commedia, alle serie televisive, tra le più importanti, le più seguite negli ultimi, si può dire, negli ultimi 20 anni e non solo. Quale tra le tue esperienze professionali senti che ti ha lasciato qualcosa di più rispetto alle altre e quale secondo te ha lasciato qualcosa in più al pubblico? Parliamo domande di me? Grazie, ma io non mi sento così, francamente non mi sento per niente così, diciamo, non importante, ma insomma che abbia segnato, no. Per me personalmente c'è stato, devo essere sincero, un momento che poi collima con gli inizi di questo lavoro, in cui questo mestiere l'ho amato di più, devo essere sincero. La passione era più limpida, era più adamantina, più forte. Adesso si vede proprio, guarda, mi sa che qualcuno deve aver pensato che a cavallo degli anni 60, dei tuoi anni 60, quando compi 60, a cavallo, prima o dopo, questo fatto della pensione coincide con un momento di stanchezza con questo lavoro. Per cui, però è pure vero che il nostro, che non è fare i ferramenta, vabbè, che poi invece si può amare pure fare il ferramenta, benissimo. Però il nostro mestiere, che così riposa tanto sulla sensibilità, sulle proprie memorie emotive, no? Anche se in maniera artigianale per me, non tanto artistica. Però ogni volta che parte sto mestiere, ogni volta che c'è una lucetta rossa di una macchina da presa, ogni volta che si apre il sipario, ogni volta, capito, che lo fai sto mestiere, effettivamente ti riviene a galla subito una passione che per esempio te cura addirittura. Cioè io sono andato in scena con 40 di febbre e mi è passata la febbre dopo che sono sceso dal palcoscenico, perché questo è un mestiere così, è strano. È un mestiere totalizzante, è un mestiere che chi lo fa, se lo fa fatto bene, mette a disposizione tanta parte di se stesso. E questo non può essere una cosetta. Quando parte questo lavoro e te lo fanno fare, e addirittura lo fai quando ti piace, come succede adesso a me con Rodolfo, tutte le sere che vai in scena lasci una parte di te sul palcoscenico. Quindi in questo senso è ancora uno dei mestieri più belli del mondo. Però ho voluto dire anche che dopo un po' ti stanca pure questo mestiere, ammazzalo se non ti stanca. Per esempio Lina, che abbiamo nominato, non l'ho mai vista stanca di questo lavoro. Cioè c'è chi veramente rimane sempre appassionato, sempre vivo, sempre appassionato a questo lavoro. Parlo per me. Amici per la pelle, che cosa significa per te questo spettacolo?
Beh, tanto nel titolo si porta già l'amicizia che c'ho con Rodolfo, che è un amico mio per la pelle. Ammazza le cose che abbiamo fatto con Rodolfo e le risate che ci siamo fatti con Rodolfo, perché quei passi che abbiamo fatto, quella parte di pagina che abbiamo vissuto di vita insieme, è una pagina importantissima. Quella lì che sicuramente Rodolfo vi ha detto del laboratorio di proietti, in cui quei primi passi appunto professionali erano accompagnati da una voglia di imparare. Poi lì abbiamo cominciato davvero a conoscere il mondo del lavoro al laboratorio noi. Grazie a Gigi l'abbiamo proprio toccato con mano subito il mondo del lavoro. Poi c'è stato Antonello Falqui che ci ha scelto lì al laboratorio per fare un'altra pagina meravigliosa che era la Zavorra, che era il Paradise di Antonello Falqui. Dove abbiamo vissuto un successo, io parlo per me, che poi non ho più vissuto, ma non avevamo forse gli strumenti di maturità per capire che tipo di successo era. Però tutto questo ho vissuto con Rodolfo, per cui veniamo da un passato remoto che ci appartiene a tutte e due, molto importante, parte di vita importantissima. Per quanto riguarda Amici per la pelle legata allo spettacolo, invece si parla di questi due poveracci che vogliono fare gli eroi di una notte e ci riescono. Hai avuto anche esperienze importanti televisive. Che cosa ti hanno lasciato, a differenza del teatro, le esperienze teatrali? E quale ricordi con più piacere, simpatia? Guarda, la chiave di tutto è la qualità. Se tu fai una cosa bella, che ti piace e di qualità, non c'è differenza fra la bellezza di fare una cosa invece che un'altra. Se proprio vogliamo andare a trovare una cosa che ancora oggi ringrazio e ringrazierò per tutta la vita, l'esperienza con Gigi Magni, lì il nome del popolo sovrano, cinematografica, figlio dei sordi, è stato un personaggio che, meraviglioso in un contesto bellissimo. Progetti futuri per te? Ma mi si è scatenata un po', vedi, ho parlato così di stanchezza, manco ho fatto, si è scatenata qualche cosetta, cioè cosetta non perché di qualità, ma di quantità, qualche cosa, per esempio nell'ultimo film di Pontecorvo, per esempio nella nuova Mina Settembre per la Rai, e soprattutto direi questo film di Alessandro Aronadio, che è un autore interessantissimo, fece Orecchie, che era molto carino. E dove c'era anch'io, ma insomma era carino proprio il film, e ha fatto la sua opera terza. Ci sto anch'io a fare una partecipazione, per carità. Però insomma, ecco, un po' di cosette ci sono. E poi soprattutto devo riportare a teatro anche a Cuore Aperto, che aveva esordito al Vittoria, e che dobbiamo riprendere insieme a questo, Amici per la pelle, sono le due cose che amo molto che sto facendo adesso a teatro. Non ci resta che augurarti un grande in bocca al lupo per il tuo proseguo di carriera e in bocca al lupo anche per lo spettacolo di questa sera. Grazie a tutti, Andrea Titti, Meta Magazine, Albano Laziale. Grazie. Grazie.